Ciao a tutti, oggi prepareremo le verdure in agrodolce. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono peperone rosso, melanzana, zucchina, cipolla, gambo di sedano, carote, olio, zucchero, capperi dissalati, aceto balsamico, pinoli, uvetta sultanina, pomodorini, basilico, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la carota e la cipolla e li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'olio, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo il peperone che abbiamo tagliato e il sedano, le melanzane che abbiamo tagliate a quadrotti, il zucchine che abbiamo tagliato a dadini, l'aceto balsamico, lo zucchero, i capperi, il pinoli, l'uvetta, il sale, il pepe. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 20 minuti a varoma, antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo i pomodorini, anzi prima vi faccio vedere la consistenza. Aggiungiamo i pomodorini, mescoliamo leggermente con la spatola, chiudiamo con il coperchio il misurino e proseguiamo la cottura per 3 minuti. Temperatura varoma, antiorario, velocità soft. Le verdure in agrodolce sono cotte, trasferiamole in un piatto da portata, lasciamole raffreddare e decoriamole con le foglioline di basilico. Verdure in agrodolce. Grazie. E alla prossima ricetta!